Amici di Amazon, un piccolo unboxing del lezione di questo EONO. Questo EONO che sarebbe una, eh, un dispositivo per la ricarica wireless. Allora, all'interno della confezione c'è il cavo di, di, di alimentazione della base, quindi un tipo C, e avete la base, eccola qui. La grandezza è di circa di circa. 9 cm e cosa vi posso dire? Diciamo che um, è utile, ma anche no. Nel senso che l'unica cosa utile di questa base è che potete, appunto, appoggiarci il telefono sopra, ricaricare e funziona. L'unica cosa è che la ricarica è molto più lenta rispetto a una, a una ricarica tramite filo. Perché ripeto, se io ricarico il mio, il mio Samsung con il filo, massimo un'ora e 10, da, da quasi batteria completamente a zero, quindi eh, massimo 10% ci mette un'ora e un quarto, ok? Con questa base ci metto un minimo due ore, due ore e mezza, ok? In più, se avete la cover e magari avete all'interno della cover il pezzettino di ferro per tenere su il per supportare il telefono sul, sulla presa magnetica per la. Quando lo usate in auto, diciamo che dovete togliere la cover, togliere il magnete perché il, magnete, cioè il pezzo di ferro vi blocca, vi blocca il passaggio della ricarica. Quindi voi ogni volta dovete togliere i, la cover e appoggiare il telefono quindi diventa più che una cosa, diciamo più comoda, diventa più fastidiosa. Quindi, viva, viva il filo e viva l'alimentatore! Questo non mi piace, e poi. Sì, diventa più un peso. Ecco, lui ripeto funziona, se a voi piace prendetelo, però ripeto, il mio, il mio telefono ci mette minimo due ore e mezza a caricarlo completamente, con il filo ci metto metà. Quindi conviene di più usare il filo se volete più immediato, perché poi con il fatto che il telefono abbiamo sempre in mano, più velocemente si ricarica, meglio è. Quindi sì, decidete voi se vi, se vi serve o meno. Io passo, continuo con l'alimentatore a filo. Ciao a tutti, un saluto da Thomas e al prossimo video recensione.